una riflessione, questo nuovo, questa nuova playlist sulle riflessioni, sulle considerazioni culturali, perché più che attualità vorrei fare delle considerazioni culturali anche partendo dall'attualità. Sulla questione delle statue sfregiate, abbattute, spesso senza motivo, senza senso, hanno sfregiato statue di Giulio Cesare in Belgio, per dire. Ma in Italia la polemica è in furia su quella Montanelli per via della sposa bambina che lui ha sempre ammesso, tra l'altro, e per il suo passato fascista. Ora però bisogna anche tenere conto di una cosa del passato fascista di Montanelli, che lui non l'ha mai negato, primo, a differenza di tanti altri. Ricordiamo che Churchill diceva che prima del 25 aprile c'erano 45 milioni in Italia, 45 milioni di fascisti, dopo il 25 aprile 45 milioni tra antifascisti e partigiani, e aggiungeva ironicamente, ma a me questi 90 milioni di italiani non risultano. Montanelli non l'ha mai negato, ha stracciato la tessera del fascio all'indomani delle leggi razziali, però prima del declino del fascismo. Ci voleva già più coraggio, ha rischiato di essere fucilato dai tedeschi. E quindi questi aspetti lo rendono migliore, pur anche fosse un personaggio discutibile, lo rendono migliore umanamente, che ne so, di Dario Fo, che non, ha negato di essere stato addirittura un militante della RSI, lo rendono migliore di Napolitano. Fascista, è diventato comunista, è diventato atlantista, le ha provate tutte le casacche. Lo rendono migliore di tanti altri, ma a me non interessa nemmeno il Montanelli come uomo. A me interessa lo scrittore, il giornalista, e in quel campo la sua eccellenza è indubbia. Quello che si sta affacciando è un nuovo moralismo. Le ideologie religiose o laiche sono sempre state portatrici di moralismi. Abbattere la statua di Montanelli non è diverso dai roghi dei libri dei nazisti, perché questo autore non rientrava nei canoni. Ora si sta procedendo in una maniera simile. Allora, devo prendermela con tutti gli autori fascisti o in odore di fascismo? Cioè, ragazzi, allora andremo a finire a bruciare Pirandello, che era fascista convinto. Convintissimo. Andremo a bruciare Ungaretti, che era anche lui fascista convinto. Questi sono due pilastri. C'è il capitolo d'Annunzio più complesso, ma perché lui aveva un rapporto da pari a pari con Mussolini, quindi era un rapporto diverso. Però dovremmo bruciare comunque lo stesso Fo, perché ormai il fatto che fosse stato fascista è indubbio. Cioè, perché se Montanelli è un fascista, è stato un fascista pentito, prima, tra l'altro quando il fascismo era ancora ben in auge, dovrei perdonare uno che ha fatto un salto della quaglia come Dario Fo, veramente però un Nobel. Nel suo campo Fo non può essere discusso. La morale, anche qui abbiamo un doppiopesismo. Montanelli pedofilo per la storia di D'Estaing, che poi lui stesso, se uno ascolta, non prendermi per un Girolimoni, ok, è una cosa discutibile, ma allora cosa dire di Pasolini? Pasolini comprava i ragazzini di strada per, non uno, ne ha comprati tanti. Li comprava per strada a Roma. Ci sono delle testimonianze sulle abitudini sessuali di Pasolini che fa venire la pelle d'oca. Pasolini è un idolo intoccabile a sinistra, perché è inutile che stiamo lì a girarci attorno. Se sei di una certa parte politica, te le perdonano un po' tutte. Però io stesso dico, Pasolini è un intoccabile, perché è un gigante, perché ha
al di là delle simpatie politiche che uno può avere o non avere, Pasolini non si discute. Se andiamo a fare la morale a tutti questi, ma si salva pochissimo. Allora, dobbiamo evitare il razzismo, cose contro le minoranze, quindi Dante non va bene perché mette i gay all'inferno, mette Maometto all'inferno e non gli piacciono gli ebrei come non piacevano a nessuno all'epoca. È un contesto diverso, è un contesto di un uomo che la pensava diversamente. Shakespeare per il Mercante di Venezia, la figura di Shylock. Ideologicamente ne troviamo così, cioè non è possibile pensare di vietare Via col Vento. Via col Vento è il Gattopardo americano, è un spaccato di una società vista con gli occhi dei vinti, che artisticamente è bello avere la visione dal punto di vista dei vinti. È più facile farlo dal punto di vista dei vincitori. Non mi pare che ci sia un eccessivo razzismo in Via col Vento. Non è The Birth of a Nation. Guardatevi The Birth of a Nation, che pure resta un pilastro della cinematografia di Griffith. Lì c'è un elogio del Ku Klux Klan, palese, esplicito. Rappresenta una società dove c'erano gli schiavi, ma ha un valore artistico. Non è qualcosa di imbarazzante come The Birth of a Nation o come i film della Riefenstahl, che nessun critico cinematografico sano di mente direbbe che sono delle ciofeche. La Riefenstahl era un genio della macchina da presa, faceva propaganda per Hitler, ma il trionfo della volontà è stato ripreso da altri registi come George Lucas in Guerre Stellari, come adesso il primo che mi viene in mente è questo, ma ce ne sono molti altri che l'hanno ripreso, nonostante l'argomento. Bisogna andare oltre l'ideologia della persona, dello scrittore, bisogna andare anche oltre i suoi difetti morali. Io due esempi, un esempio estremo è proprio Pasolini. Pasolini era un pedofilo, balle poche, ma era un genio. Cosa posso dire? Anche Michelangelo ebbe Tommaso del Cavaliere, un amante, lui ne aveva 60, lui 20, qualcosa del genere. Siamo al limite, però è Michelangelo. L'opera è distinta dall'uomo, cioè non puoi pensare di abbattere la pietà di Michelangelo, no. Ma qui si sta arrivando a questa cosa. Vogliamo cancellare il passato. Cioè, ma veramente vogliamo cancellare il passato? Ma poi anche questa specie di c'è un cortocircuito, questa specie di rispetto verso le altre tradizioni. Allora, proprio la vicenda di Montanelli. Montanelli lo spiega anche bene, dice, nel contesto etiope si usa così, cioè nel contesto etiope è normale sposare bambine infibulata. Lì, detto questo, rispetto a Pasolini, questo, Montanelli è un santo, ma se condanniamo queste pratiche, perché le condanniamo solo se siamo noi a farle? C'è una pratica etiope, disumana. E qui tocco poi il tasto più difficile a toccare. Maometto sposò una bambina, Aisha, una cosa che è quasi indicibile, quasi non si può dire, è una tradizione araba. Io adesso non mi metto a giudicare il profeta Maometto, che resta uno dei tre o quattro uomini più grandi della storia, questo non ci piove, perché se 1400 anni dopo la sua morte, 1 miliardo 800 milioni di persone venerano quest'uomo come il sommo dei profeti e seguono le leggi che lui stabilì,
a Medina nel 622, quest'uomo è un gigante della storia. Fine. Che tu credi in Allah, che tu non credi in Allah. Non c'è discussione, è uno dei massimi geni della storia. Però se lo volete giudicare col metro con cui giudicate Montanelli, dovete giudicare questo. Mi dite, ah, ma in Arabia si usava così all'epoca. Certo, anche in Etiopia. E qui vale il discorso del contesto. Vale il discorso che Montanelli era anche un uomo degli anni 30, vissuto negli anni 30. Vale il discorso per Churchill, che era un inglese nato col mito dell'impero britannico e che credeva fermamente nell'impero britannico. Però questo sozzo imperialista, senza questo sozzo imperialista, eravate tutti sotto il baffetto. Finito, finendo la cosa. Va bene, voi cancellatemi Churchill, cancellatemi Montanelli, cancellatemi Pasolini, cancellatemi anche Maometto, mettiamo i più estremisti, cancellatemi tutti questi. Cancellatemi Michelangelo, cancellatemi Caravaggio che era un assassino e si era prostituito, cancellatemi Socrate che se la faceva con i suoi allievi, cancellatemi quell'imperialista di Virgilio che fa una lode sperticata dell'imperialismo romano, cancellatemi quel colonialista di Cesare, cancellatemi. Cosa mi proponete in alternativa? Cosa propone nell'arte, nella musica, Black Lives Matter? Cosa propone? È un nuovo moralismo. Dal moralismo, il moralismo distrugge e basta. Se avete qualcosa da proporre di alternativo, sono qua che ascolto. Non credo che abbiate qualcosa di così significativo.